giacca, ma non ho trovato la giacca. Non ho trovato la giacca, porca miseria. Poi però, abbiamo parlato di musicisti. Sì, certo. Abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il grande maestro Paolo Fresu. Ragazzi, non capita tutti i giorni di avere il maestro Fresu. Prego. È stato un innesco. Faccia, stupisca la gente da una notte e basta. Lei faccia proprio solo una notte, mentre la trova in bocca e fa solo una notte e... Una? Grazie, prego. grazie. Prego. Cos'è? Ha mangiato pesante. Una nota, faccia una nota con un'estensione, insomma. Dove siamo? Nella steppa? Allora, questa è la colonna sonore. Colonna vertebrale. La colonna sonora dell'ultimo dei Moicani. Dei suoi cani, non i cani. Facciamo una nota seria, dai. È freddo. Adesso si scalda. È un po' scagarettato, no, come suono. Però è un piacere averla con noi. Stiamo creando un connubio. Tra la nostra musica e la nostra terra. Certo. Noi con la musica entriamo dentro la terra e la terra entra dentro di noi. Poi noi usciamo e la terra rimane sola. Una cosa meravigliosa. No, bello, il capello tocca, mi dico, guarda. Si è rizzato il pelo, una cosa così. Penso che voi che state lavorando su un progetto che debutterà. Quando mi sveglio, mi nutro di jazz. Ah. A pranzo, mi nutro di jazz. Jazz. A merenda, mi nutro di jazz. E a cena si nutre di jazz. No, a cena ci mangio il mondo. Non ci svengo. Però dico, voi state preparando il festival che debutterà fra poco a Berchina. Stiamo lavorando su un progetto. Progetto? Su un progetto che si chiama Ali. Ali, come Ali Baba. No. Un progetto che si chiama Ali perché vedrà il suo momento più alto durante il volo su una meridiana. Cioè un'aerea meridiana. Suonerà su un'aereo della meridiana? Sì. Concerto lì? Sì, un concerto sperando che il copilota abbia voglia di continuare. Che non sia tedesco. Soprattutto. Se si chiama Hugen Thaler, io non lo so. Ascolti, ma questa persona... Vedremo l'esibizione, oltre a me, che sono il faro. E certo. Sì. Di Danilo Rea. Grande musica. Richard Galliano, Antonello Salis, Totigno, Gervinio e Sisigno. Sisigno brasiliano? No, Sisigno è di Ortacesu. Ah. È uno che ha un paio di pecore. No, che fa l'artista. Sì. Ascoltatemi, ma questa esigenza di suonare in aereo è un'esigenza artistica? Un'esigenza personale. Un'esigenza personale perché dovevo andare in continente per fare del lavoro, così salgo, non pago il biglietto. E si risolve il problema. Esatto. E dopo questa esperienza farete qualcosa anche a livello di mare? A livello di mare? Dovete in aereo, sarete in spiaggia. Un progetto profondissimo. Profondissimo. Che va alla profondità dell'anima. No, profondità del mare, proprio sott'acqua. Sott'acqua? Sì, andiamo proprio sott'acqua. Sotto nella stiva di una barca? No, sott'acqua, proprio a 30 metri sott'acqua. Cioè voi suonate sott'acqua? Sott'acqua. E si può suonare sott'acqua? Basta chiedere l'autorizzazione. No, con le trombe si può suonare, con il cilindro. Suoneremo assieme a Danilo Rea. Come? Richard Galliano. Tonello Salis. Sì. Gervinio. E Totigno. No. E poi ci sarà Umberto Pellizzari. E Maiorca. Ma poi sono... campioni di apnea. Certo, chi vuole suonare sott'acqua con Sisigno d'Ortacesu? Ha ragione. Ho scritto una canzone? No, è bello saperlo, certo. Che entusiasmo che è. Ho scritto una canzone che si intitola O Bella Ciao.
Lei ha riadattato una canzone che si intitolava Bella Ciao. No, l'ho scritta io la settimana scorsa, dedicata alla mia ex ragazza, che ho lasciato, che non voleva andare via, e gli ho scritto la canzone Oh Bella Ciao. Come fa? Salvali. Fa sentire l'inciso? No, lo faccio sentire invece l'ultimo mio pezzo. Che fa? Questo pezzo si tira. Questo è un animale dentro. Non è possibile che. Ed è sempre il fa quello lì, Questo pezzo si tira. Scusi, allora. Lei non può fare così. Io se do la tromba a uno qualsiasi, scusi, mi fa sentire una notte un attimo. Guarda, a uno qualsiasi, prego. Mi fa sentire una notte un attimo. Perché deve far sentire anche preparato il suo figlio? Vedi, sono a me. Sono a me e non dorme. Anzi, sì. Gli diamo un la. La. Più in là. Un fa. Mi faccio dire un fa. Questo fa non fa. Perché non fa un do? Questo era già più bello, questo non si titola Tirrenia. La data. Ritorno o non torna. Maestro, complimenti per l'orecchino. Grazie. C'era un progetto molto silenzioso, intimo. Stiamo lavorando. Chi? Un progetto che si chiama Una notte e quel silenzio. Una notte e quel silenzio. Sì. Io farò una con lei. Io farò una notte e poi ci saranno 7 ore di silenzio. Una cosa bellissima, meravigliosa, bellissima. Perché noi ci guardiamo per 7 ore in silenzio e basta. Certo. Chi suonerà con lei? Suonerà Michel Petrucciani, Miles Davis, Robert Callaghan. Ma sul buco, sono tutta gente morta. E infatti suoniamo in Camposanto. Cosa? Questa è la tipica posizione del maestro Fresco. Sì, così no. Così no. Così no. Questa è la questione di Manolo. Prego. Cosa c'è? Un momento di ispirazione, di fantasia? No, l'ombosciatagia. L'ombosciatagia. Mi aiuti, ma... Aspetti che questo peso... Paio di tonnellate. Di carnita. C'è anche lui in carnita. Proprio lì. Ah, stai, buonasera. Ci lasci con una nota, una nota sul diario. Grazie. Da dire che almeno Paolo Fresu, quello velo, si diverte a vedere la sua imitazione e non ancora che ci sia concorrente.